Wow, che bellezza che è! Ah. Oggi vado a fare una ricetta umbra, gli spaghetti con rancetto, ricetta famosissima. Onestamente io non so che cosa vuol dire rancetto, me l'ha chiesto anche Francesca un secondo fa. Lo sapete che facciamo? Facciamo una cosa, questa è proprio una sorpresa. Telefoniamo Alessandro, metto anche in viva voce e se, speriamo che non dica niente di strano, gli chiediamo che cosa vuol dire rancetto. Eccomi. Addirittura. Alessandro, sei in diretta, nel senso che sei, ti stiamo riprendendo? Sì, quindi ti sentono. Mi dovresti Bellissimo. dire, ecco, mi Sì. dovresti dire che cos'è il rancetto? Cioè, ma te sei Mi metti in umbro? No, ma per difficoltà, eh. curiosità, sei umbro? Sono umbro, diciamo che sono umbro per metà, quindi me la gioco così stavolta. No, no, Umbro per metà, mai no, sentito il rancetto? no. Rancetto, non Direi di no, non l'ho mai sentito. rancito. No, va bene. Cioè, Io sei. il rancetto. Rancetto è la pancetta di fatto, però volevo conferma a te per fare questa cosa interessante, vedete? Questo è Alessandro. Aiuto Accipicchia. è praticamente zero. Va bene, Ma ti posso chiedere saluto. aiuto, potevo chiedere aiuto a casa, ma va bene No, così. no, aiuto Ciao. da casa è stato Saluti a terribile. tutti. Ciao Ciao Alessandro, ciao. ciao ciao. Ciao ciao. Allora, l'aiuto di Alessandro, come spesso succede, è praticamente nullo, ma almeno non ha fatto danni il rancetto. Sentite, come dire, ma comunque il rancetto è la pancetta. Però se qualcuno poi sa dirmi l'origine etimologica del termine, mi vuole dare una spiegazione, assolutamente a me mi fate veramente un regalo. Allora, le chiacchiere sono state tantissime in questo inizio di una ricetta che d'altronde è veramente velocissima da fare. Pancetta! E si va ad affettare. Si va in padella senza aggiungere grasso, temperatura del fuoco piuttosto bassa. Vediamo un po', sì. E ora si fa sudare bene questa pancetta, quindi ora ci vorrà un po'. Mettete bassa, non deve friggere né bruciarsi, quindi si deve sciogliere lentamente. Sta venendo meravigliosa questa pancetta. Ce la lascio un altro minuto, il tempo che mi serve per affettare la cipolla. Non sono sicuro al 100%, ma credo di aver detto affettata. In realtà volevo intendere tritata, in modo grossolano, però tritata. Tolgo la pancetta, mi raccomando, lasciate il grasso nella padella. E mettiamoci la cipolla. Una volta che la cipolla si è ammorbidita, considerate come tempo di circa 3 minuti, si va ad aggiungere il pomodoro. Questo è un pomodoro pelato frantumato a mano, quindi non una passata. Lo copro con il paraschizzi, lascio cucinare fuoco sempre basso per almeno una decina di minuti. Non ho aggiunto il sale, ma non conviene aggiungerlo ora, casomai lo sentiamo dopo. Ci vediamo fra pochino. Allora, già cotto un po'. Ora, quello che vi dicevo prima, assaggiate un pochino per sentire se la quantità di sale è corretta, perché comunque ha ceduto molto anche la pancetta. Molto dolce questo pomodoro. Quindi metto un po' di sale, non salo tantissimo, metto un pochino di sale. E poi quello che rende questa ricetta particolare, la maggiorana. Allora vi dico, gusto mio, già un rametto così è veramente tanto. Dovete andare con prudenza perché è molto persistente come profumo. Però ci vuole, fa parte della tradizione. La ricetta praticamente è completata, ma ora ammessa la pasta, saliamo. E mettiamo gli spaghetti. Abbasso il fuoco del sugo perché ora deve rimanere caldo e basta. Ci vediamo appena è pronta la pasta. Mi avvicino la padella e prendo la pasta. Aggiungo la pancetta e faccio amalgamare bene. Non dovrebbe essere, cioè non dovrebbe servire l'aggiunta di un pochino di acqua di cottura, ma se il sugo vi si è asciugato troppo, mettete un pochino di acqua di cottura. Ecco, una bella grattata di pecorino.
un po' in padella, un po' nel piatto, eh. Wow, che bellezza che è! Bellissima. Ora si va nel piatto. Si va a impiattare. Ancora pecorino. E una bella grattata di pepe. Quanto mi attira. Sto in questa posizione, faccio finta di essere una bella statuina. C'è un motivo che io sono sicurissimo che mi ustionerò e sicuramente mi arriverò a sporcare, ma questo è un classico. Ah. Allora, anche per gli ingredienti che ci sono, ricorda la matriciana. Come piatto, gli ingredienti sono un pochino diversi, però ricorda quella lì. Quel profumo che si sente della maggiorana gli dà una connotazione davvero particolare. Questi sono gli spaghetti con rancetto, che Alessandro non sa dirmi che cos'è il rancetto, e lui è umbro, nato in Umbria e sta da mille mila anni in Umbria. Triste, persona triste, ma sono molto buoni. No.